Ciao a tutti cari amici miei, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere le temperature sono un po' cambiate, infatti comincia ad esserci frescolino. Oggi finalmente parliamo della Constructor 35mm di Casa Lomography, una delle poche macchine fotografiche analogiche al mondo che dovete montare da soli a casa. Quello che vi arriverà a casa sarà una confezione come questa. Adesso è vuota, c'è rimasto praticamente solo i rimasugli delle plastiche che mi sono servite per costruire la macchina fotografica. Troverete all'interno un libretto di istruzioni piuttosto esaustivo, quindi non vi preoccupate. Per costruire questo mostro di plastica ci vorranno dall'una alle due ore. Piccolo spoiler, io ci ho messo due ore piene. E dentro troverete anche tutta una serie di adesivi per personalizzarla. Il montaggio non ho fatto qui in studio, anche perché immaginavo che sarebbe stata una cosa piuttosto tribolosa. Quindi vedrete una location diversa, ma ho fatto un montaggio per farvi capire quali sono le fasi principali per poter montare la Constructor 35mm e quali sono anche le fasi critiche. Quindi, tanto per cominciare, andiamo a vedere come l'ho montata, ma prima di tutto, come al solito, sigletta! Tutto inizia da qui, dalla scatola aperta piena di pezzi di plastica. In dotazione avrete anche l'apposito cacciavite, varie viti, vari pezzi di plastica, adesivi per poter personalizzare ed abbellire la vostra macchina fotografica, altri componenti in plastica ed ancora componenti in plastica. Gruppo otturatore con presa per flash esterno, la scocca frontale, la parte interna, lo sportello posteriore e le istruzioni che è bene consultare prima di iniziare. Tutto inizia a partire dall'obiettivo, è la prima cosa che dobbiamo assemblare. Si stringe la vite, altre 4 viti per la parte frontale con lentino. Cominciamo ad assemblare il coperchio del viewfinder, che è formato da 4 pezzi, 2 alette laterali, un coperchio e un'aletta posteriore. Non dimentichiamoci del lentino per i close-up. Incominciamo con gli ingranaggi interni, altri ingranaggi, ulteriori ingranaggi, ancora ingranaggi. La rotellina per riavvolgere il rullino. Adesso togliamo la plastica dal vetrino e aggiungiamo sopra l'altro vetrino. Ed è giunto il momento del tasto di scatto. Mettiamo in pausa un attimo il video in questa fase in cui bisogna mettere la molla sul pulsante di scatto. Io ci stavo diventando matto perché la molla è una cosa piccolissima, meno male che l'Omography ne lascia due in confezione perché la prima l'ho rotta, e poi il cacciavite che avete a disposizione non basta per mettere quell'anellino. Non vi dico le... Ci sono state tutta una serie di imprecazioni notevoli, non ve lo nascondo. Però, dato che vi voglio risparmiare un mal di testa, se comprate la macchina e la volete montare, prendete delle pinze, le pinzettine quelle per le ciglia, e la molla mettetela con le pinze. Tra l'altro c'è un video YouTube accuratissimo di Casa Lomography che fa vedere come si monta pezzo per pezzo, e per mettere quella molla lì usano le pinzette da ciglia. Quindi pollo io che non sono andato a vedere il video. Clip per chiudere lo sportellino posteriore, pulsante per selezionare scatto normale o bulb. Finalmente possiamo mettere l'otturatore all'interno del corpo macchina e stringere altre viti. Finalmente inseriamo lo sportellino posteriore, levetta per caricare l'otturatore specchio, contatore di pellicole con manopola per fare scorrere il rullino, un'altra vite. Finalmente possiamo unire il viewfinder al corpo macchina e infine possiamo agganciare l'obiettivo. L'ultima tappa è quella di personalizzare la macchina con vari adesivi e soprattutto difendersi dagli assalti del gatto. Quel gatto lì mi adora, non ci posso far nulla, è più forte di lei, mi ama totalmente. Finalmente a questo punto sono riuscito a finire il montaggio e pensavo che le mie pene fossero finite. Invece mi sbagliavo perché la macchina va caricata con il rullino. E per questo ringrazio Lomography che mi ha mandato, oltre la macchina, anche un rullino Lomochrome 35mm 100-400 ISO.
Con questo si possono fare 36 scatti. Il problema è stato proprio l'inserimento del rullino all'interno della macchina fotografica. Ci sono diventato matto perché uno degli ingranaggi interni non si muoveva, i fori di trascinamento li ho spezzati, almeno i primi, e ci ho tribolato veramente tantissimo. Alla fine però in qualche modo sono riuscito a mettere dentro il rullino e a farlo scorrere. Come al solito, se questo video vi sta sembrando utile, vi chiedo di iscrivervi al canale e di premere la campanellina per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Insomma, comunque alla fine ci siamo riusciti, ho la macchina in mano, funzionante, andiamo a vederla un po' più da vicino. Quello che spicca subito sul frontale è un obiettivo 50 mm con 4 posizioni di fuoco, 50 cm, 1 metro, 2 metri o infinito. Subito a fianco, sulla destra della macchinetta, abbiamo una levetta per permetterci di scattare in maniera normale oppure in modalità bulb. Sulla sinistra invece troviamo la leva per caricare l'otturatore. Sì, avete capito bene, l'otturatore è caricato a molla, quindi c'è una levetta e la dovete tirare su per poter scattare la fotografia. Il peso della macchina è 213 grammi con rullino inserito. In alto a sinistra, cosa molto interessante, c'è una presa PC socket per poter collegare un flash esterno. Passiamo alla parte superiore, abbiamo il pulsante di scatto, la manovella per riavvolgere il rullino una volta che si sono terminati gli scatti. In alto a destra abbiamo la manovella numerata per far scorrere la pellicola in maniera da poterci permettere di scattare il fotogramma successivo. Sul retro ovviamente abbiamo lo sportellino per poter inserire il rullino e questa clip ci serve appunto per aprirlo o chiuderlo. Sulla parte inferiore abbiamo la vite filettata che ci permetterà di mettere la Constructor su un treppiedi. Una delle cose più carine secondo me è proprio il viewfinder. Infatti per inquadrare i nostri soggetti dobbiamo aprire questo sportellino, aprire poi le due alette e sarà da qui, una volta caricato l'otturatore, che noi inquadreremo il nostro soggetto. Per lo scatto ravvicinato possiamo usare questo piccolo lentino accessorio. Per quanto riguarda la parte tecnica, l'omografo ha deciso di dargli un'apertura del diaframma fissa a f10 e una velocità dell'otturatore fissa a un sessantesimo di secondo. Il sistema è molto semplice, tuttavia questo caricamento a molla ci permetterà di fare quanti scatti vogliamo sullo stesso frame di pellicola. Volete fare una doppia esposizione? Fate in fretta. Volete fare 10 scatti insieme sullo stesso frame? Non c'è nessun problema. Gli scatti non posso farveli ancora vedere perché ho ancora dentro il rullino e devo essere sincero, non ho la più pallida idea di quante foto mi sono rimaste. Perché lo scorrimento del rullino, per quanto sembri semplice, in realtà è molto macchinoso perché questa manopolina è slegata dal numero di pellicole che va tarato e non segue mai bene il movimento della mano, quindi ne ho scattate 10, ne ho scattate 12, ne ho scattate 3 sullo stesso frame, 4 su quello dopo, non lo so, essere precisi con questa macchina mi sembra fantasia. Inoltre scordatevi in condizione di luce normale, come può essere in casa, di vedere qualcosa riflesso nel viewfinder. Le foto sicuramente ve le farò vedere in un prossimo video, in cui magari andiamo a vederle anche più nel dettaglio. Quello che sicuramente mi è piaciuto è l'alto livello di personalizzazione della macchinetta. Infatti, con tutti gli adesivi che l'omografi ci fornisce, abbiamo la possibilità di personalizzare la macchina come vogliamo. Io ho scelto questa tipologia, ma potete farla un po' come volete. Il materiale, ragazzi, è plastica. Plastica sul serio, quella dei giocattolini, delle pistole dei bambini. Quindi personalmente l'ho presa quasi più come un'esperienza da provare. Montarsi la macchina fotografica da soli alla fine è abbastanza divertente. Tra l'altro, siamo vicini a Natale, se avete un amico appassionato o di costruzioni o di fotografia, potrebbe essere un regalo perfetto. Lo intrattenete per una, due ore e lo fate sperimentare un po'. Considerando il prezzo di 35 euro, le due ore di esperienza più o meno per montarla, più il tempo che uno può dedicare alla personalizzazione, io infatti ho usato solamente gli adesivi, ma nulla toglie che uno la possa aerografare, dipingere e personalizzare al massimo, direi che è un acquisto che ci può stare, soprattutto per gli amanti della fotografia analogica, a patto di non farsi delle aspettative incredibili. È comunque una macchina fotografica a bassissimo costo, fatta di plastica, gli scatti che riusciranno a venire bene, grasso che cola. Insomma ragazzi, personalmente finirò il rullino, lo porterò a sviluppare e poi in un prossimo video vi farò vedere i risultati. E voi che cosa ne pensate di questa macchina? L'avete provata? Cosa ne pensate di quest'idea di potervi costruire a casa una macchina fotografica analogica? Se volete scrivetemelo qua sotto nei commenti. Mi raccomando, questa settimana metterò in palio la placca 35 mm di casa l'omografi.
Ci ho fatto una recensione qualche settimana fa, la trovate qua sopra. Per partecipare dovrete solamente iscrivervi al canale e mandarmi una mail a info@ilprovacose@gmail.com con scritto l'omografi. Anche per oggi il video finisce qui, noi ci vediamo domenica prossima con una nuova recensione, sempre qui sul Prova Cose. Ciao!